Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Bagnai, mi spieghi lei, i pasticcioni, sbagliano a scrivere. Tra l'altro c'è pure un'altra storia che riguarda un emendamento di mezzo miliardo senza copertura. Che succede? Insomma, lei che fa l'economista nella vita. Sì, faccio l'economista monetario, non l'economista del lavoro, ma naturalmente devo interessarmi al tema del reddito di cittadinanza. Ho sentito delle frasi interessanti nel servizio e anche da parte dell'onorevole collega che saluto e che spero poi di poter incontrare anche di persona qui alla Camera. Siamo tanti, ancora non ci conosciamo tutti, ma intanto il problema, prima sentivo giustamente gli operai, insomma le persone in piazza a Palermo chiedere dateci un lavoro. Sì, il lavoro lo producono è il risultato dell'attività imprenditoriale. Quindi il problema non mi sembra sia se ti do un lavoro, ma se tu lo accetti. Oggi c'è con noi Sandro Bottega, grande imprenditore di vini che esporta in mezzo mondo. Buongiorno. Quindi il problema qui non è tanto se ti do il lavoro, ma se tu lo accetti. Il termine congruo è un termine che apre a uno spettro di interpretazioni e verosimilmente l'intento era quello di riportare la norma a un principio di chiarezza. L'idea che noi non guardiamo in faccia ai poveri, io posso solo dire questo, come Lega posso rivendicare di appartenere all'unico partito politico che si è opposto alla creazione dei poveri. I poveri in Italia sono figli della stagione dell'austerità che noi eravamo in Parlamento a contrastare. Il Movimento 5 Stelle ha altresì contrastato questa stagione, gli va riconosciuto, all'epoca non ne aveva una rappresentanza parlamentare folta, tutti gli altri erano per l'austerità. Questo è quasi ridicolo. Adesso, No, questa è un'interpretazione dell'economia politica. Cioè c'è stata un'epoca d'oro in cui non sono esistiti poveri negli ultimi 10.000 anni. No, c'è stata, caro professor De Masi, non li hanno creati quelli dei 5 Stelle, volessi dire. Caro professor De Masi, non è questo quello che ho detto, ci sono i dati e i dati dicono che i poveri c'erano, erano 2 milioni prima dell'arrivo di Monti e Monti ce li ha lasciati a 4,5. Quindi, e ora siamo intorno ai 5. Quindi perché l'austerità c'è stata di Monti la che pandemia. Ha creato 3 milioni di poveri in Italia. Questo dicono i numeri, ma io non è che voglio nascondermi dietro al fatto che il problema lo ha creato un altro per non risolverlo. Il problema è che la soluzione del reddito di cittadinanza, che come tutti sanno anche noi abbiamo sostenuto, ci abbiamo creduto, visibilmente non sta funzionando e se non funziona va cambiata. E la demagogia della lotta dei ricchi contro i poveri, però scusi, l'antiparlamentarismo... Scusi, per capirci, no, lavoro congruo, capivo io, che voleva dire che lavoro ti offrono e dove. Se mi offrono, sono di Palermo, intanto mi offrono contesterei... un lavoro a Trento e mi danno... No, forse per spiegare agli spettatori, perdoni, lavoro congruo scusi, significa questo... Che io faccio il panettiere a Palermo, non ho lavoro, mi danno un lavoro di calzolaio a Milano con 1.100 euro e devo spostarmi con tutta la mia famiglia per fare un lavoro che non so fare. Ma questa è una follia. Questo è così, Bagnai, sento e anche voglio... naturalmente Boralevi e Bottega. No, naturalmente no, perché è materialmente impossibile che accada. Nessun calzaturificio di Varese va a cercare un panettiere in Sicilia. Voglio anche sottolineare che chi ha parlato di accettare lavori sottopagati, qua si sta parlando di lavori che devono essere offerti, sono offerti a condizioni contrattuali. Guardate che quello che e quindi eventualmente poi si parlerà di adeguare i contratti, ma quello è un altro tavolo, guardate che quello che ha incrementato il sommerso quindi e il la lavoro congruità nero deve rimanere. È proprio il reddito di cittadinanza. Ma guardi, però non è non così. Non sono le sue riforme e le sue rettifiche. Anche perché dovreste spiegarmi, visto che noi non abbiamo esperienza di povertà, nuotiamo nell'oro, quindi queste cose non le sappiamo. Mi spiegate come fa una persona a vivere con 600 euro, con 700 euro? Evidentemente ha un'altra occupazione al nero. Quindi diciamo, non è che questa è la... Se il problema è la povertà, il reddito di cittadinanza in re ipsa di per sé stesso non è la soluzione, non lo è proprio nei numeri. Ma però io vorrei